Uè, come va? Tutto bene? Siete allegri? Avete già cominciato a pensare ai regali di Natale? Avete già scongelato i dischi di Michael Bublé per andare a creare quella magica e gioiosa atmosfera natalizia? Bene, parliamo di eutanasia e suicidio assistito. È stato ufficialmente autorizzato il primo suicidio assistito in Italia. Il comitato etico dell'ASL delle Marche ha autorizzato ufficialmente il suicidio assistito di un paziente tetraplegico in modo irreversibile da 10 anni, che ne aveva fatto richiesta nel 2020, dopo che a giugno il tribunale di Ancona le aveva ordinato di verificare che esistessero le condizioni necessarie. È infatti la prima volta che un ASL autorizza ufficialmente una procedura di suicidio assistito, applicando una sentenza emanata dalla Corte Costituzionale nel 2019, che affermava che chiunque aiuti un paziente a suicidarsi non è perseguibile penalmente qualora vengano rispettate determinate condizioni necessarie. A questo punto vi starete chiedendo: quali sono queste condizioni necessarie? Che il paziente sia tenuto in vita dai trattamenti di sostegno vitale, che sia affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, e che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Perciò capirete bene che mo non è che a uno gli gira e si va a fare il suicidio assistito. Amici che temono che legalizzando l'eutanasia si verifichi un'ecatombe, non vi preoccupate. Non rischiamo un'ondata di suicidi legalizzati dopo le puntate di Fuori dal Coro con Mario Giordano. Sintetizzando, possiamo quindi dire che per la prima volta è stato riconosciuto il diritto al suicidio assistito. Restano ora da individuare le modalità di attuazione. Ma è comunque un precedente importante, anche perché inizialmente l'ASL delle Marche si era rifiutata anche solo di verificare queste condizioni, poiché non è possibile obbligare l'azienda e gli operatori sanitari a garantire il diritto al suicidio assistito. Insomma, in Italia la legge è ancora un bel casino. Va precisato che il suicidio assistito non equivale all'eutanasia. Nel suicidio assistito, infatti, il farmaco necessario ad uccidersi viene assunto in modo autonomo dalla persona malata. Nell'eutanasia, invece, il medico ha un ruolo fondamentale. In quella attiva somministra proprio il farmaco, in quella passiva sospende le cure o spegne i macchinari che tengono in vita la persona. Se volete approfondire, vi lascio un video qua e in descrizione. Qua. Che dire quindi? Sicuramente una notizia significativa indipendentemente da quali siano le vostre convinzioni a riguardo, anche perché ad oggi in Italia non esiste una regolamentazione chiara circa l'eutanasia attiva e il suicidio assistito, mentre per l'eutanasia passiva è stato introdotto il testamento biologico. Inoltre sappiamo che l'eutanasia attiva all'ultimo referendum di ottobre ha raccolto più di 1 milione di firme e diversi sondaggi negli anni passati hanno sottolineato quanto la popolazione, tendenzialmente a favore della stessa, oscilli tra il 70 e il 90%, insomma, non proprio bruscolini. Ma quindi, perché non si fa subito una legge? Ah già!